Salve e benvenuti all'Olympic Studio La Guardia, qui a Cegnola in provincia di Foggia. Sono lieto di potervi presentare questo centro che è un centro di pratica di arti marziali oramai rinomato a livello nazionale e internazionale, fondato nel 1990 da me per quanto riguarda l'insegnamento del Taekwondo come disciplina olimpionica. Quindi il Taekwondo olimpico WTF, World Taekwondo Federation, nel corso degli anni si è arricchito di altre pratiche specialistiche quali il Vinciun e nell'ultimo anno si è arricchito di una perla importante che è l'allenamento funzionale, quindi la pratica del Functional Training, grazie al contatto instaurato con Master Emilio Troiano circa un anno fa, che mi ha permesso di conoscere questa straordinaria realtà che è l'allenamento funzionale, che ha assolutamente innovato tutto quello che è la preparazione fisica e atletica dei nostri soci e soprattutto dei nostri atleti. L'Olympic Studio La Guardia infatti vanta atleti a livello mondiale nelle due specialità del Taekwondo, sia nel combattimento che nelle forme, e l'allenamento funzionale è stato veramente un colpo di fulmine circa un anno fa. Quando ho conosciuto Master Emilio Troiano in uno dei suoi corsi ho capito che la strada da intraprendere per l'innovazione era giusto questa. Grazie a Master Emilio Troiano sono entrato anche in contatto con la SIDEA, azienda leader in Italia per quanto riguarda la produzione di attrezzature finalizzate all'allenamento funzionale, il top secondo me per tutto quello che riguarda l'allenamento funzionale. Infatti la nostra palestra è attrezzata esclusivamente con attrezzi SIDEA. Inoltre abbiamo corsi di Vinciun riconosciuto dalla Federazione Europea e VTA, European Wing Tsun Organization, grazie all'Accademia Internazionale di Livorno e al responsabile tecnico nazionale che è Master Filippo Cuciuffo, mio maestro settimo grado pratico. Adesso andremo a vedere subito delle applicazioni pratiche di come l'allenamento funzionale si integra a pieno regime in tutto quello che è il contesto di preparazione atletica di alto livello per gli atleti della specialità olimpica del Taekwondo, e avremo modo di vedere come questi esercizi vanno a potenziare soprattutto dinamiche e funzioni di organi e apparati che sono poi estremamente importanti per un atleta che deve esprimere la massima performance soprattutto a livello nazionale e internazionale. Avremo il piacere di poter seguire da vicino Irene Veronica, neocampionessa italiana di forme, e a seguire avrete modo di conoscere anche il nostro campione Sabino Grillo, che ha partecipato anche alle Universiadi di Shenzhen in Cina per quanto riguarda la specialità del combattimento, e ancora avrete modo di conoscere Dan Brasara, atleta della nazionale italiana cadetti, che si è qualificata a quarto posto ai campionati europei a Bucarest in Romania. Avrete modo di apprezzare come ogni movimento tecnico possa essere poi integrato e soprattutto avvalersi degli esercizi di allenamento funzionale per poter potenziare tutte le caratteristiche del gesto tecnico stesso. Salve, sono Veronica Rigno, campionessa italiana 2012, campionessa italiana 2013. Senza dubbio devo questo mio risultato all'allenamento funzionale che faccio qui a Cegnola presso la palestra del maestro La Guardia. Salve, sono Sabino Grillo, bronzo agli ultimi campionati di combattimenti tenuti in Bari. Da tempo ormai pratichiamo Functional Training che ha integrato al meglio la nostra preparazione atletica. Salve, sono Sara D'Ambra, sono campionessa italiana 2013 di Taekwondo e atleta nazionale. Mi sono classificata quarta all'Europeo 2013 e da quando nel mio allenamento ho integrato il functional training, le mie capacità sono decisamente migliorate. Lo consiglio a tutti, uomini e donne. Ciao! Salve, sono Alessandro La Guardia, atleta dell'Olympic Studio La Guardia in Cegnola, terzo classificato ai campionati italiani di Taekwondo Punse e secondo classificato nel 2012 sempre ai campionati italiani Punse. Credo che l'allenamento funzionale possa essere il miglior modo per integrare l'allenamento di uno sportivo a qualsiasi livello, sia amatoriale sia agonistico, di qualsiasi specialità. Ciao, sono Francesco Zonno, lavoro in una palestra in provincia di Bari. Insegno Muay Thai, Krav Maga e sono un personal trainer. Ho conosciuto il Functional Training grazie ad un evento organizzato dalla SIDEA alla Fiera del Fitness di Rimini e non sono stato immediatamente colpito e affascinato. Ho iniziato a praticare subito VTA, la metodologia di Emilio, e ho trovato grande riscontro in persone sia professioniste nelle arti marziali che persone non professioniste, quindi le prime armi. Con l'allenamento VTA di Emilio riusciamo a migliorare subito equilibrio, resistenza, forza esplosiva e propriocezione. Grazie poi all'attrezzatura SIDEA riusciamo a lavorare su vari ambiti, quindi possiamo avere una flowbag, una sacca con acqua, possiamo avere delle clavi che sono degli attrezzi molto simili a delle mazze. E possiamo avere delle palle, varie tipologie di palle, quindi palle mediche, palle con maniglie, per migliorare l'equilibrio e le varie capacità motorie, e comunque altre tipologie di attrezzi, sempre per migliorare varie capacità motorie, come coordinazione, equilibrio, forza esplosiva e resistenza. Andremo a vedere ora delle tecniche di disarmo del Krav Maga, disarmo da coltello, disarmo da pistola, tecnica al sacco di Muay Thai, tutte mixate con degli esercizi col metodo VTA di Emilio. Get out of your mind! Get out of your mind! Get out of your mind! Fuck that shit! Get out of your mind! 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 Fuck that shit! Get out of your mind! Sono di Santeramo in Colle, provincia di Bari. Sono il titolare di una palestra nel mio paese, Energy. Sono da più di 10 anni che pratico Muay Thai, sono istruttore in federazione Fight One. Seguo da più di 2 anni nella parte atletica, ragazzi del rugby, Falchi Rugby Santeramo. E ho scoperto il metodo VTA da circa 6 mesi. Sono istruttore di Functional Training, di Primitive Functional Movement. Da quando adotto il metodo VTA, sia per i ragazzi di Muay Thai che di rugby, ho notato miglioramenti nella loro forza in resistenza, durando in più in partita e in gare, riscontrando meno dolori muscolari dopo le loro prestazioni, nella velocità in dinamica dei loro movimenti, grazie alla mobilità articolare che dà il Primitive, nella stabilità dei loro movimenti, di contatto e non, grazie al lavoro in postura del Functional Training, utilizzando palle mediche con manico, flowbag, sacche con acqua o con la sabbia, il flying, kettlebell e clave. Tutto materiale che fornisce la SIDEA. Consiglio a tutti gli sportivi e non il metodo VTA, sia per chi vuole semplicemente cercare la propria forma, consigliato ai bambini, agli anziani, uomo, donna, perché è il miglior metodo per allenare il proprio corpo. Non trascura niente il nostro corpo è predisposto a fare. VTA is the new order. Ciao a tutti. it all. I'm not the nicest person that you'll ever get to know. Let it be known, let it be known. Let it be known, let it be known. I never wanted to be anybody's anything, and I never wanted to be anybody's anything, and I never wanted to be anybody's anything, and I never wanted to be anybody's anything at all. Anybody's anything at all. Ciao a tutti, sono Loris Di Bello, VTA Functional Trainer, studente di scienze motorie e 3 volte campione italiano di karate e Filcam. Ho partecipato a campionati del mondo europei cadetti, campionati europei under 21 e campionati del Mediterraneo. Sono insegnante tecnico, allenatore e preparatore atletico presso la Star Sport Foggia. Ho utilizzato fin dall'inizio il metodo VTA Functional Training e infatti posso affermare che durante l'allenamento e durante le competizioni ho riscontrato miglioramenti sia per quanto riguarda le capacità condizionali che quelle coordinative. Alleno continuamente i miei allievi in palestra attraverso il metodo VTA, impostando allenamenti applicati al karate, soprattutto per quanto riguarda una programmazione di una preparazione atletica, perché attraverso l'ausilio di determinati esercizi possiamo andare a prevenire gravi infortuni e soprattutto per quanto riguarda la preparazione ad ogni tipo di competizione. Un grazie particolare alla SIDEA che ha creato fin dall'inizio strumenti ed attrezzi top per la pratica del functional training. Inoltre ho notato dei miglioramenti non solo ad atleti agonisti ma anche bensì solamente a ragazzi che amano praticarlo, il VTA Functional Training, benefici a livello di forza, resistenza, rapidità e soprattutto mobilità articolare, quest'ultima attraverso il Primitive Functional Movement dove vengono riscoperti le qualità e le potenzialità del proprio corpo. Secondo me prima di approcciarsi a questa metodica di allenamento è molto importante conoscere bene la tecnica perché essa è fondamentale per ogni tipo di movimento. Quindi il consiglio che posso darvi è quello di affidarvi non nelle mani di pseudo istruttori ma soprattutto istruttori qualificati quale VTA Functional Trainers perché VTA ed Emilio Troiano sono sinonimi di garanzia. Grazie. Ciao a tutti, sono Luciano Melchionda, trainer della Warriors Training Academy. Ho seguito Master Trainer Emilio Troiano da circa un anno, quando ero arruolato nell'esercito. Non contento della preparazione dell'esercito, mi sono affidato alla tecnica e alla preparazione atletica della VTA. In effetti ho riscoperto da me e da quello che è il feedback dei miei clienti un grande lavoro, seguendo prima di tutto i livelli di propriocettività e conoscenza del proprio corpo nello spazio con determinati esercizi dinamici ma anche in determinati esercizi posturali, seguendo il corso di RCF, riprogrammazione corporea funzionale, partendo da un presupposto di mobilità articolare, coordinazione, forza, per arrivare ad una conoscenza del proprio corpo di potenza per sfociare in quelle che sono le tecniche di base in determinati esercizi della preparazione atletica. In effetti il functional training può essere applicato a tutti, non a determinate categorie di persone. Questo fa sì che il lavoro multiplanare, interessamento del core e a livello di conoscenza del proprio corpo nello spazio, in esercizi dinamici e posturali, possiamo riscoprire appunto noi stessi. quasi 25 anni e attualmente faccio il personal trainer e mi occupo di allenamenti funzionali e, oltre ad avere uno studio palestra dove ricevo soltanto su appuntamento, seguo anche delle squadre di calcio dove mi occupo di allenamenti funzionali e alimentazione e integrazione per lo sportivo. Vengo da diversi anni, da sempre, su allenamenti che praticamente tradizionali del bodybuilding, e da un po' di anni a questa parte ho scoperto l'allenamento funzionale che applico su tutti i miei clienti, dopo averlo scoperto tramite i corsi della VTA di Emilio Troiano, dove ho iniziato ad apprendere le prime nozioni importanti per poter effettuare queste sedute, e poi insomma ho iniziato a portarla avanti, e ormai da diversi anni che faccio tutte queste sedute su tutti i miei clienti, che variano nel mio studio dal ragazzino di 12-13 anni alla persona anche più anziana, fino a quelle insomma superati i 50 anni. Che dire, che praticamente l'allenamento funzionale lo applico in prima persona sulle squadre di calcio. Quest'anno sto seguendo il Lecce in Serie C, e poi dove mi occupo di tutta la forza funzionale con i riferimenti che ho appreso in tutti questi corsi che ho fatto conoscendo Emilio Troiano, e mentre sono attualmente anche sotto contratto con il Verona Calcio in Serie A, dove oltre a seguire il calciatore sul recupero muscolare, sull'integrazione, sull'alimentazione, partecipo anche ai corsi sugli allenamenti funzionali anche lì. Avendo in considerazione che il funzionale comunque può essere applicato a tutti, io utilizzo il sistema funzionale proprio perché mi dà anche la possibilità, oltre a dei risultati importanti, di avere una seduta di allenamento che preparo per tutta la giornata, e a secondo del livello di ogni singolo atleta li scompongo gli esercizi e quindi la pressione. Per fare tutto questo utilizzo le attrezzature SIDEA, azienda leader nel settore, che mi permette di variare tramite tantissimi esercizi la scelta e quindi la seduta, di poterla personalizzare per ognuno. Quindi colgo l'occasione per portare un saluto a tutti e augurare un buon allenamento funzionale, che è la cosa, dopo 30 anni di esperienza, che consiglio a tutti quanti. I'm something, rolling rock, rubbing, rap, running miles like it's trying to get a flat stomach, like Wayne, a personal trainer. My aim is perfect, I bang ya, period, like the reminder. I wish I could be as cool as you, and I wish I could say. Sono il Master Personal Trainer Gianluca Inguscio, direttore tecnico e proprietario della nuova espressione sportiva di Nardò. Ho cominciato il mio cammino specializzandomi nel funzionale con la WTA e con il Master Emilio Troiano. Sia io che i miei atleti abbiamo trovato un notevole miglioramento. Seguendo i circuiti funzionali fornitimi e studiati presso i corsi di specializzazione da istruttore di Functional Training e da istruttore di Functional Training per gli sport di combattimento con il Master Emilio Troiano e con la WTA, abbiamo lavorato in modo specifico sulla forza, sulla resistenza, sulla velocità, sull'esplosività e sulla massa muscolare, ma sono circuiti adibiti anche al dimagrimento e alla tonificazione, e che il Functional Training